Una vittoria che sa di liberazione, quella ottenuta dal Pineto tra le mura amiche contro la Jesina. Tre punti di vitale importanza per il cammino dei biancazzurri che scacciano polemiche e tensioni delle ultime settimane e ridanno nuova linfa a tutto l'ambiente. In avvio la squadra scende in campo contratta e fa fatica in fase di impostazione del gioco, sbagliando troppo negli ultimi 16 metri. All'undicesimo Pezzotti prova a servire in area Pepe, ma Tavoni in uscita anticipa il difensore pinetese. La formazione ospite risponde subito dopo con una conclusione rasoterra di Magnanelli di poco a lato. Il primo tempo non è spettacolare, il Pineto prova a fare la partita senza riuscire però a mettere troppa pressione a Tavoni. Per sbloccare la gara occorre un episodio che arriva al 37esimo. Azione insistita di Mariani sulla sinistra, il centrocampista fa per incunearsi in area e viene messo giù da Parasecoli. Il direttore di gara, l'arbitro Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido, indica il dischetto. Dagli 11 metri va Pezzotti a battere il calcio di rigore, spiazzando Tavoni e depositando la sfera che vale l'1-0 sotto il 7, per poi correre ad abbracciare il tecnico Daniele Amaulo in panchina. La rete del vantaggio potrebbe dare al Pineto quella maggiore tranquillità che è sembrata mancare nei minuti iniziali, ma in avvio di ripresa la formazione di casa si complica la vita da sola. Pasticcio clamoroso in area di rigore al 5° quando sugli sviluppi di un calcio di punizione Giachetta esce in maniera avventata. Della Quercia e Pepe nel tentativo di salvare sulla linea non si intendono e la sfera termina in rete per un 1-1 a dir poco rocambolesco. A differenza delle ultime uscite però questa volta la squadra reagisce e continua a spingere in avanti. Al 13esimo Pezzotti serve Orlando in area di rigore che svetta più in alto di tutti. Tavoni respinge, la sfera arriva a Tomassini che però da posizione defilata non riesce a concludere a rete. Al 16esimo ancora un'azione insistita della formazione di casa con Fiumara che va alla conclusione, ma Tavoni con la punta delle dita spedisce di pochissimo oltre la traversa. La partita è aperta e al 21esimo è invece la Jesina ad andare vicino al vantaggio con una girata sotto misura di Magnanelli di prima intenzione e il miracolo di Giachetta che in parte si rifà della disattenzione che aveva portato al gol dell'1-1. La gara è piuttosto nervosa e spezzettata con ben 5 giocatori in maglia bianca-azzurra a finire sul taccuino del direttore di gara e al 27esimo piove sul bagnato per il Pineto quando Fiumara commette fallo su Cameruccio e rimedia il secondo giallo di giornata lasciando i locali in 10 uomini per gli ultimi 15 minuti. La partita ora sembrerebbe più in salita per la formazione di casa che però al 32esimo riesce a tornare in vantaggio. Angolo di Marianeschi e colpo di testa di Mariani che trova l'angolazione giusta e riporta in vantaggio i suoi, suggellando con la rete personale l'ottima prestazione odierna. Nel finale rosso diretto anche per Cercelluti in panchina per perdita di tempo e ultimo sussulto con il calcio di punizione di Marianeschi di poco alto sopra la traversa. Dopo 4 minuti di recupero può così partire la festa biancazzurra. Il Pineto, dopo 3 sconfitte consecutive, torna alla vittoria. Una vittoria sofferta e di carattere che fa tirare un sospiro di sollievo a società, squadra e staff tecnico e che complica invece ulteriormente il cammino della Jesina che resta in piena lotta play-out. No, complica no perché il campionato è lungo, anche se avessimo vinto non avevamo fatto nulla. Dispiace perché non siamo stati bravi a gestire il vantaggio numerico in una condizione favorevole a noi perché il Pineto era in difficoltà in quel momento e l'inesperienza ci ha portato a non saper gestire questa partita per noi fondamentale, per noi importante. L'80% delle partite in equilibrio si risolvono su calci piazzati, il Pineto è stato bravo a far gol su calcio d'angolo, a vincere la partita e poi è stato bravo alla fine, esperto, a rubacchiare quel tempo che gli ha permesso di arrivare alla fine. Una vittoria importantissima condita da una grande prestazione, la squadra inizialmente era un po' contratta, poi è arrivato quel gol e qualcosa è cambiato. Sì, credo che abbia fatto veramente una grande partita, prestazione sopra le righe da parte di tutti. È normale che all'inizio abbiamo fatto, eravamo un po' timorosi, però venivamo da un periodo difficile, bisognava ritrovare delle certezze. Poi grazie al gol ci siamo sbloccati, abbiamo subito un gol che si poteva evitare, però poi siamo stati bravi anche in 10 a soffrire e a fare gol alla fine. Una vittoria che va a scacciare un po' tutto quanto quello che era stato anche detto in settimana sulla stabilità di una panchina da parte di Amaro.
Ma sì, penso che questi sono tre punti fondamentali per riprendere quel cammino che avevamo lasciato da un paio di partite, perché avevamo fatto delle prestazioni un po' sottotono e invece oggi la squadra si è ripresa alla grande. E bisogna fare complimenti a tutti i ragazzi, anche chi non ha giocato, perché aveva la voglia giusta, la cattiveria di fare bene, di dimostrare realmente il valore di questo gruppo, che secondo me è un grande gruppo, tutti uniti, e secondo me si può fare bene.